Buonasera, buonasera. Qualche giorno fa a Otranto, in una bellissima libreria piccola che si chiama Anima Mundi, ho trovato questo libro qua, Dance Me to the Hand of Love, che immagino voi tutti sappiate è il titolo di una canzone di Leonard Cohen. E la fascetta racconta la storia d'amore tra Leonard Cohen e Marianne Ihlen. È una storia ben conosciuta, no? Leonard Cohen e Marianne si incontrarono a Hydra negli anni 60 e gli iniziò una storia d'amore tra Hydra, Montreal, New York, e si inseguivano, si cercavano, stavano insieme naturalmente. Leonard Cohen non era assolutamente il Leonard Cohen che noi conosciamo, tentava di pubblicare di romanzi, di poesie, insomma in qualche modo era una persona non famosa. Su questa storia d'amore, forse qualcuno se lo ricorda, io ho fatto il commento ad un libro molto più sostanzioso che appunto la racconta nei dettagli. Attenzione, questo qui è un romanzo, lo definisce un romanzo l'autore è Maxence Fermin, io non l'ho mai sentito nominare, e racconta in circa 70 pagine, 75 pagine, questa storia. La storia dura 6 o 7 anni, poi finisce, o meglio non finisce mai, perché queste sono cose che si sanno, quando prima di morire Marianne ricevette una lettera da Leonard Cohen, una lettera molto molto bella, che potete trovare in internet, è una lettera commovente, e dopo poco tempo, qualche mese, anche Leonard Cohen morì a 82 anni e lei credo ne avesse 81. Ecco, questo romanzetto, lo chiamo romanzetto non in senso dispregiativo, anzi proprio perché è piccolo, racconta, romanzandola un po', perché insomma la storia sostanzialmente è questa, racconta la storia fra questo Leonard Cohen alla ricerca del successo, alla ricerca di una strada come scrittore, no? E a un certo punto si accorge, secondo questo romanzo, credo che sia corretto, adesso non ricordo esattamente, quando scrisse una canzone come Gli uccelli sul filo, perché avevano messo il filo del telefono, no? Like a bird on a wire, ha messo questi fili del telefono e visto questi uccelli sul filo, insomma da lì venuto fuori una canzone che è anche abbastanza famosa. Ecco, io vi invito a leggere questo libro che è bellino e si legge anche rapidamente in un paio di giorni se lo siete letti, ma soprattutto può essere utile per andarvi a sentire o a risentire alcune delle canzoni più importanti, insomma, di Leonard Cohen. Una è appunto Like a Bird on a Wire, che appunto sembra scritta a Hydra. L'altra è quella che l'addio che dà, no? So Long Marianne, che è il titolo anche del libro che ho recensito, e vi metto nel primo commento, vi metto il link a questa recensione, e dedicato appunto a Marianne. Da lì in poi Leonard Cohen è diventato quello che tutti noi conosciamo, il cantante soprattutto famosissimo, famoso più per le sue canzoni che per i suoi libri, ne ho letti credo un paio, insomma non mi hanno sconvolto più di tanto. Eccolo qua, Dance Me to the Hand of Love, e in effetti non c'entra niente questo, cioè la canzone Dance Me to the Hand of Love non c'entra niente con questa storia d'amore. La si trova a che fare con un'altra storia che adesso io non ho voglia di raccontarvi, non voglio raccontarla. Bene, buona lettura. Allora, il titolo appunto è Dance Me to the Hand of Love. L'autore abbiamo già detto che è Fermin, non mi ricordo mai il nome, e la casa editrice Anima Mundi, che è, ripeto, anche la libreria, la bella piccola libreria di Otranto, dove ho comprato questo bel libro. C'è anche un sito web, questa libreria, andate a vederla. Bene, buona lettura da capo a tutti. Arrivederci.